provinciali per la categoria 2014, appena scesa in campo. Alba Cinzia ed Aprilia a casa. Arriva qui il fischio che apre le ostilità. L'interdizione di Massaro, poi ci ha provato Iaco Angeli. Il pallone va a depositarsi direttamente oltre la linea di fondo, già rimesso in gioco da Tatta. Attenzione però perché Corazzi sbaglia rinvio. Il suggerimento dentro per Matteo Carollo, che a 4 minuti esatti nel primo tempo sblocca la partita 1-0 per l'Aprilia Academy. Carollo, ora il fischio, va Iaco Angeli che pesca l'angolino, raddoppia così l'Aprilia Academy ai 6 minuti nel primo tempo con il gol di Iaco Angeli. E allora da subito la forma desiderata alla partita qui l'Aprilia Academy, ancora con Pizzuti che subisce l'intervento da parte dell'avversario. Battuta velocemente, la punizione ed il pallone finisce in fondo al sacco, questa volta è di Pizzuti la marcatura, 3-0. Allora proprio Balsamo a mettere a terra, pardon, Basilico a mettere a terra il pallone per i compagni. Occhio a Ghepa, rischia e probabilmente c'è stato il tocco di Balsamo che determina il gol del 3-1. Torna sul meno 2 qui la Alba Cinzia con il gol di Balsamo, dei pali protetti da Basilico, che qui non si vede minimamente impensierito, ha già rimesso in gioco il pallone. Priozzi, un po' timido questo pallone, c'è la chiusura da parte di Balsamo che poi va a calciare Basilico la prima volta, la seconda sull'esterno della rete. Occhio ancora alla possibilità per Velletrani, il pallone che rimane lì, ancora Triozzi per il nuovo più 3 a 4 dalla fine del primo tempo. Triozzi 4-1, contento del lavoro dei suoi, ma poi subito la possibilità per Balsamo che non fa passare neanche 30 secondi ed il pallone torna ancora in fondo al sacco, si torna sul meno 2, 4-2 con la firma di Balsamo. Qui due fischi da parte del direttore di gara, si può andare a riposo, 4-2 per Aprilia. Occhio intanto all'ottimo lavoro di Pizzuti che la tiene in campo, poi va a calciare con la parata. Corazzi in avanti, c'è Ghepa sul pallone, ancora in avanti Ghepa, poi Velletrani fa valere il fisico, va a calciare verso la porta, arriva la parata. Infatti su Gamele dalla panchina gli dice di calciare più forte. Ancora il recupero, attenti a quei due. Ancora Triozzi, questa volta non c'è storia, il pallone oltrepassa la linea di porta, non può nulla Riccardi, si torna sul più 3 per l'Aprilia, 5-2 ai 4 minuti nella ripresa. E allora la prima sbagliato, la seconda perdonato, alla terza non c'è storia, il gol di Triozzi che riporta sul più 3 i suoi. Adesso attenzione perché c'è ancora la possibilità, Ghepa va da Pizzuti, conclusione potentissima sulla quale non riesce ad opporsi Riccardi, si passa sul 6-2, il gol ovviamente di Pizzuti. Ancora Corazzi in avanti, occhio perché questa è un'ottima possibilità che Balsamo riesce a sfruttare in suo favore, altro gol della Cinzia, altro gol di Balsamo, si torna sul meno 3, 6-3. Adesso così il calcio d'angolo, già battuto il corner, occhio al pallone messo dentro, poi fuori, ancora verso Ghepa, sbaglia questa volta il dosaggio, vediamo se Tatta riesce a ripartire, no perché Velletrani gliela porta via e va ad insaccare alle spalle di Riccardi, 7-3 dell'Aprilia Academy al settimo minuto del secondo tempo con il gol di Velletrani. Ho già battuta questa rimessa, il pallone in avanti, c'è Triozzi che prova a calciare, non ha colpito bene ma poi si costruisce un'altra chance, va dentro Triozzi, tutti a vuoto. Ci troviamo sul parziale di più 4 e qui può essere ancora arrotondato, non riesce a sfruttare la chance del Carollo, da dire che non era semplice con un angolo così acuto, un pallone forte che sfilava verso l'esterno. Intanto ancora Carollo, questa volta ottima la sterzata, Carollo si gira, va a calciare, gran gol di Matteo Carollo per l'8-3 che arriva allo scadere.
arriva il fisco di Pantano che fa riprendere le operazioni, ma credo che si giocherà poco. Ancora nella partita, guardate il cronometro in alto a destra, siamo quasi arrivati ai 15 regolamentari, attenzione a Carollo, ancora una possibilità che però si lascia scappare, poi Gheppa! È suo il gol che chiude la partita, 9-3. Arrivano i tre fischi da parte del direttore di gara, vince ancora l'Aprilia Academy, 9-3 contro l'Alba Cinzia.